Molte famiglie ci hanno chiesto se è possibile registrare gli incontri con gli psichiatri, psicologi e servizi sociali. E che cos'è l'ascolto del minore? E che cosa si intende con ascolto informato? Nel nostro vademecum abbiamo messo un collegamento a una pagina del sito La legge per tutti. In questa pagina si spiega se è possibile registrare e anche se è possibile registrare di nascosto in base a una sentenza della Cassazione. Abbiamo preparato anche un documento tratto da una pagina del sito di Save the Children, dove si spiegano i diritti esatti dei minori e il loro diritto ad essere ascoltati. Ecco, si dice che un bambino ha diritto ad essere ascoltato all'età di 12 anni. In realtà, lui ha diritto ad essere ascoltato nel momento in cui ha la capacità di discernimento. Questo è spiegato bene nel sito. Inoltre, lui ha diritto all'ascolto informato. Significa che deve essere informato di tutti gli aspetti giuridici che lo riguardano, e anche della valenza delle sue dichiarazioni. Di solito i bambini vengono ascoltati dagli psicologi, psichiatri o dai giudici onorari, che sono anch'essi di solito psicologi e psichiatri. Secondo noi, il minore dovrebbe avere il diritto di essere ascoltato da un giudice togato, che dovrebbe riprendersi il suo ruolo di perito dei periti. Comunque leggete la pagina dove ci sono tutte le informazioni in modo da poter salvaguardare questo diritto dei vostri figli. Questo era l'ultimo video di questa serie di video informativi a disposizione delle famiglie. Un ultimo consiglio finale è quello di chiarirsi bene tutte le parole che riguardano la tutela minorile, perché se c'è una confusione, questa confusione è data dalla mancata definizione di una parola. Quindi è importante capire bene come stanno le cose, i vostri figli vi ringrazieranno. Ci auguriamo che queste informazioni vi possano essere utili. E restiamo a disposizione per qualsiasi domanda che vorrete farci. Probabilmente faremo anche altri video in base alle domande che ci arriveranno. Proprio oggi ci ha contattato una mamma che, anche grazie alle informazioni ricevute da questo sito, è riuscita a riportare a casa la sua bambina che ha potuto riabbracciare felicemente. Vi ringraziamo per l'attenzione.